l'attività fisica. L'attività fisica è qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiedono dispiego di energia. Questo di fatto è quello che noi dovremmo andare a misurare. E ovviamente significa tutto questo, dall'attività fisica, dei giochi, l'attività lavorativa, le attività ricreative, l'esercizio fisico. È chiaro che tanto più sarà per esempio intenso l'esercizio fisico, tanto più dovremo essere, come dire, precisi anche nella valutazione. E il mio discorso non sarà un discorso di, come dire, di antagonismo a quello che sono detto con l'attività fisica riferita, non vuole essere questo. Vi faccio vedere questo grafico, c'entra poco in questo momento. Questo è un andamento del colesterolo, studio Merfield e studio Framingham. Perché ve lo faccio vedere? Perché fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa, 15 anni fa, noi parlavamo di livello superiore ai 200, tutti quanti cominciavamo a preoccuparci. In realtà da questi studi abbiamo capito che non esiste un livello di colesterolo che rappresenta il rischio per quel soggetto. Ma sappiamo adesso, ed è per questo che è cambiato anche l'approccio di stratificazione del rischio della popolazione, che tanto più elevato il colesterolo, tanto maggiore rischio avrà quel soggetto. Ovviamente il colesterolo quindi va inserito all'interno di un contesto globale della persona di cui stiamo trattando. E stessa cosa dicasi per le HDL, cioè per il colesterolo HDL. Tanto più elevato, tanto maggior protezione avremo rispetto a quella persona. Quindi non esistono dei livelli. Perché dico questo? Perché anche sull'attività fisica si sta introducendo il concetto della l'intensità, cioè di quale sia il livello di attività fisica che quella persona è in grado di svolgere. Perché? Perché si sta osservando sempre di più che tanto più all'interno della condizione generale di quel soggetto svolge attività fisica ad alta intensità, tanto più questa sarà protettiva per quella persona. È chiaro quindi che bisogna fare uno sforzo ulteriore. Probabilmente parlare di un'ora di attività fisica è sicuramente importante, lo dice l'OMS, e ovviamente dobbiamo accettare perché è così, però ormai i dati ci dicono che tanto più tu svolgi attività fisica intensa, tanto più saresti teoricamente protetto da eventi, per esempio, cardiovascolari. Esiste anche, probabilmente forse, un disaccordo tra quanto ti viene riferito solo per l'attività fisica moderata e ad alta intensità e appunto la misurazione e l'attività fisica riferita. Quindi forse c'è una difficoltà nel rilevare, lo diceva prima anche il professor Campostini, rilevare le attività fisiche ad alta intensità. Questo è un articolo che è stato recentemente pubblicato, che non ha altro che analizzato in giovani il livello di attività fisica confrontando una rilevazione da una misurazione. Quando mi sono stato invitato, mi è stato chiesto di fare un excursus su quali sono gli strumenti che si possono avere per misurare le attività fisiche. Ovviamente, tanto più avremo strumenti precisi, tanto più vedremo saranno complicati da proporre e quindi improponibili, tanto più saranno facili da utilizzare, tanto forse ci verrà meno la precisione del dato che dobbiamo valutare. Sui sensori di movimento. Sicuramente questi sono quelli più utilizzabili. È una misura diretta del movimento corporeo, quindi all'interno c'è un accelerometro. Quando si muove la persona il corpo accelera e quindi è possibile, attraverso una serie di rilevazioni che adesso vedremo, poter avere delle informazioni estremamente importanti. Ho inserito in questo contesto il cardiofrequenzometro GPS, non è in realtà un accelerometro, ma utilizza di fatto lo spostamento del corpo. In questi strumenti, chi non l'ha mai usato, lo consiglio per chi vuole fare attività fisica e valutare, controllarsi un po' quanto sta facendo, a quale velocità, è sicuramente uno strumento molto divertente. Qui inserisci il tuo peso, l'altezza, una serie di parametri per cui, oltre a poter sapere dove sei stato e qual è stato il tuo percorso che hai eseguito durante il tuo allenamento, grazie a una serie di parametri tu puoi addirittura ottenere le calorie prodotte, sapere in ogni momento di dove ti trovavi, a che frequenza stavi andando e soprattutto a quale velocità. I parametri veramente che si possono ottenere sono moltissimi. Ecco, questo è un esempio della stampata della rilevazione: tu puoi avere le calorie totali, puoi avere il numero dei passi, le ore di sonno, insomma, questo veramente ti descrive di 24 ore fino a 7 giorni, veramente tutta l'attività fisica di un soggetto.